d'Abruzzo, siamo con il segretario regionale del Partito Democratico, Marco Rapino, di ritorno dall'Assemblea del Lingotto. Lei ha fatto un intervento molto applaudito parlando dei circoli capovolti. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Dunque, Lingotto, Matteo Renzi ci ha convocato per lanciare la sua candidatura a segretario. Una candidatura a segretario che nasce dall'esigenza non solo di riconfermare la sua leadership, ma quella di ripensare anche il ruolo del partito come luogo al centro della politica italiana in un momento in cui tutta la politica in Italia è in crisi. Per ripensare la funzione del partito, secondo me, a mio giudizio, ecco l'intervento sui circoli capovolti, dobbiamo ben capire e definire il ruolo della nostra comunità. E se vogliamo una comunità con un profilo riformatore e riformista che guida il paese, non possiamo più metterla in crisi come va quotidianamente in crisi. Lì sì, veramente capovolta dal ruolo dei mille localismi che imperano nel Partito Democratico. Basti pensare a quando un deputato promuove una legge che poi puntualmente quando cade sulle regioni che sono costrette a fare delle scelte nei territori, lo stesso deputato magari può animare la protesta contro la stessa legge che ha votato dal Parlamento. Questo meccanismo deve finire nel Partito Democratico, ma per farlo finire c'è bisogno di rimettere la palla ai circoli, quindi capovolgere il ruolo dei circoli, farli realmente contare nella dinamica decisionale del PD, allargandolo anche oltre gli iscritti, per esempio allargando la discussione ai nostri elettori, agli aderenti alle primarie. Per fare tutto questo c'è bisogno di un Partito Democratico forte e capace, con una guida riconosciuta, quella di Matteo Renzi, ma allo stesso tempo di fare partire dal basso quel profilo riformatore per i territori che lanci la proposta concreta di cambiamento per il paese e per citare le parole di Matteo Renzi, che non si fermi all'Italia ma guardi l'Europa, perché oggi senza Europa non possiamo fare nulla, ma c'è bisogno davvero di rivedere i trattati europei, c'è bisogno davvero di capire quale ruolo l'Europa può giocare in un mondo che sta cambiando davvero e senza la leadership europea sarà un mondo sicuramente meno sicuro e un mondo più diseguale. Oggi pomeriggio inizia il percorso per le assemblee e per il dibattito. Lei che auspicio fa a proposito del Partito Democratico? Io da segretario regionale mi auguro che qui si possa avere una campagna congressuale libera da contestazioni o da malcontento tra iscritti. Siamo una comunità politica, appunto, non dobbiamo fare una guerra tra di noi, qui non ci sono avversari, ma siamo tutti compagni di partito. Io riconosco anche le candidature degli altri amici che si sono voluti spendere in questa campagna, cioè Andrea Orlando, il ministro della Giustizia, e il presidente della regione Michele Emiliano, della regione Puglia. Con loro mi auguro che in Abruzzo si potrà fare un congresso libero, franco, aperto, dove mettiamo al centro le questioni sia dell'Italia ma anche della nostra regione. Penso che l'occasione del congresso sia quella di aprire una bella discussione che guarda anche oltre i confini delle mozioni congressuali e appunto sia un'occasione per discutere di quello che stiamo facendo in Abruzzo, di quello che il PD sta facendo per l'Abruzzo e lanciare una proposta che guarda l'Abruzzo che sarà un domani, cioè l'Abruzzo del 2020, perché c'è bisogno di una comunità politica che pensa al futuro di questa regione. Lei tra qualche giorno, forse anche all'inizio di marzo, compie 2 anni da segretario regionale. Quali i suoi prossimi obiettivi? Beh, da segretario regionale del Partito Democratico io sono molto contento per gli obiettivi che abbiamo raggiunto alle amministrative dell'anno scorso. In un quadro nazionale che non ha visto il Partito Democratico eccellere, in Abruzzo abbiamo vinto le elezioni. E lo stesso obiettivo per giugno, l'obiettivo è quello di costruire delle alleanze, delle coalizioni in grado di mettere in campo una coalizione nei territori che ci faccia tornare a vincere laddove governiamo e provare a espugnare quelle città che non governiamo. Io l'augurio più grande lo faccio per L'Aquila, perché L'Aquila è l'emblema del Partito Democratico. Ringrazio Massimo Cialente che ha guidato la città per due consigliature. E Massimo Cialente ha fatto un lavoro insieme alla sua giunta che davvero darà futuro alle prossime generazioni per L'Aquila. Massimo passerà ai libri di storia. Con lui devo ringraziare il lavoro che ha fatto Giovanni Lolli, che ha fatto Stefania Pezzopane al Senato, una squadra all'Aquila che oggi va a primarie con due candidati eccezionali del Partito Democratico, che sono Merigo Di Benedetto e Pierpaolo Petrucci, a cui va il mio più grande in bocca al lupo, sapendo che anche lì le primarie saranno primarie di coalizione aperte, non per fare una guerra tra amici del PD e amici della coalizione, ma per mettere al centro le priorità della città. Se posso dare due consigli,
Oggi bisogna chiudere la stagione della ricostruzione, quindi finire, portare a termine la ricostruzione e poi aprire un grande impegno per gli investimenti per portare lavoro nella città di L'Aquila. L'Aquila, secondo me, sarà una delle città più belle d'Italia e sicuramente sarà la più sicura, grazie alla guida e al governo di Massimo Cialente e la sua giunta e grazie al lavoro di quella comunità politica che sta il Partito Democratico insieme ai suoi alleati. Allora, per Notizie d'Abruzzo, grazie al segretario Grazie a Marco voi. Rapino e buon lavoro. Grazie.